diversi mesi che gli chiediamo di incontrarci per capire come gestire il servizio idrico. Il popolo italiano ha votato il mio voto, deve essere rispettato. Fuori l'acqua dal mercato. Come mai qui davanti al Ministero oggi? Siamo qui perché già da mesi è stato chiesto l'incontro al Ministro Clini, che con l'ultimo decreto, il cosiddetto Salva Italia, è stato incaricato col Ministero dell'Ambiente di decidere quali saranno le funzioni dell'autorità gas e energia, al quale è stata affidata anche la parola sul servizio idrico, quello che prima era l'agenzia stabilita dal governo Berlusconi. Questa agenzia dovrà probabilmente decidere anche in merito alla nuova tariffa, alla nuova formulazione della tariffa dopo l'abrogazione dell'esito referendario. E quindi ci sembra quantomeno scontato che il ministro abbia un incontro con noi, visto che col voto referendario è stato determinato da una mobilitazione di centinaia di migliaia di cittadini, e forse un'interpretazione congiunta di quel voto potrebbe essere utile, visto che già si parla di fare cose strane, di inserire gli oneri finanziari in tariffa, cose che nulla hanno a che vedere con la decisione di mettere l'acqua fuori dal mercato sancita dal referendum. Allora chiariamo ai cittadini italiani che sono qui presenti e allo staff che non stiamo qua giocando, sono due mesi che chiediamo un incontro al Ministero, abbiamo messo in atto questa azione perché non veniamo ascoltati, la maggioranza del popolo italiano non viene ascoltata, quindi saremo qua e da questo tornello non si passerà finché non avremo un incontro.